Sembra che sia in diretta, abbiamo avuto problemi. Vediamo chi si collega direttamente dal canale e vediamo un attimo, se no al limite tra un po' cominciamo ancora, non ho visto anima viva. Dunque, speriamo, abbiamo avuto problemi, quindi abbiamo dovuto trasmettere direttamente dal canale, e non dal link segnalato, dal canale, non da, dal link. No, invece sta ok. La Giulia c'è. Allora, possiamo andare, possiamo far partire le danze. Allora, abbiamo cominciato per caso la scorsa settimana questa presentazione di libri con il mio amico Andrea Panerini, vescovo luterano, sul tema abbastanza interessante tra filologia e orientamenti sessuali, storia, filologia, orientamenti sessuali. E oggi invece abbiamo veramente un pezzo da 90, perché Adriano è una persona che è riuscito a fare un'operazione mastodontica, cioè di riunificazione di tante fonti accademiche molto diverse, estremamente variegate e difficili da riassumere, e ne ha fatto questo oggetto di 300 pagine che già va ai complimenti per questo lavoro, nel quale è riuscito a riunire da una parte la questione meramente storica, cioè il punto della situazione sugli studi riguardanti la storicità di Gesù. Dall'altra ha scritto una sorta di biografia storiografica del Cristo. E poi ovviamente ne parleremo, e dall'altra ha fatto anche addirittura un compendio veramente ben fatto di storia della Palestina a partire dall'epoca di Re Giosia fino agli anni al 70 d.C. Quindi ha fatto un lavoro a dir poco mastodontico, che però ha il suo bello nell'essere un lavoro aperto, che vuole fuoriuscire dagli ambiti universitari per entrare nelle case di tutti, perché purtroppo questo argomento in Italia, l'argomento religioso in Italia è già basso. Se poi ci uniamo all'argomento di conoscenza dei Vangeli, scendiamo ancora di più. Io aggiungo Adriano che ama parlare a braccio e quindi lo seguirò e piano piano poi ci aiuteremo, ci interporremo. Lasciamo al flusso degli eventi il nostro incontro. A voi Adriano Virgili. Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Buonasera. Allora, sono qui oggi per questo pomeriggio per presentare questo mio volume che è il frutto di quasi un anno di lavoro e di diversi anni di studio. In verità, si intitola, non so se l'ha già detto, senti, questo è il volume, si intitola Sulle tracce del Nazareno, introduzione al Gesù storico. Sì, hai ragione, cioè, avevo una serie di cose in mente, però avevo anche in mente il nome del titolo. Ecco, così parto anche con uno spunto iniziale. E di solito il titolo anche è qualcosa che viene messo alla fine, ho deciso con l'editor, ho deciso dall'autore. Cioè, proprio la prima domanda di spunto iniziale che mi veniva in mente. Questo titolo è una traccia iniziale a sua volta,
È il là di tutto il libro, è qualcosa invece che riassume tutto il libro. Mi hai fatto, scusami, mi hai dato il destro perché era nei miei pensieri, ma mancava la presentazione. Soprattutto chiamare il Cristo il Nazareno, che già gli dare un appellativo preciso. Allora, in verità il volume originariamente doveva, nella mia intenzione, doveva essere un testo che si doveva occupare del rapporto tra il Gesù della storia e il Cristo della fede. Cioè, all'inizio io avevo l'intenzione di scrivere un qualcosa che appunto praticamente facesse non tanto il punto sullo stato della ricerca attuale attorno al Gesù storico, quanto piuttosto cercasse di mostrare all'uomo di fede quali potevano essere i nessi tra appunto la ricerca storica di Gesù su Gesù, del Gesù storico e appunto il Cristo della fede. Questa era la mia idea, cioè scrivere una sorta di libro simile a quello di Ellison, che ha scritto Ellison qualche anno fa, no? Che adesso non ricordo in italiano, l'ha pubblicato da Paideia, in italiano, in inglese era The Historical Christ and the Theological Jesus. E in italiano mi sembra che l'hanno tradotto il Cristo della storia e il Gesù della fede. Credo, se non ricordo male, pubblicato da Paideia, dove questo grande storico appunto delle origini cristiane e soprattutto uno dei massimi nomi nell'attuale panorama della ricerca attorno al Gesù storico, da credente, fa un po' il punto della situazione e si domanda appunto tutto questo suo studio, no? E tutto lo studio che in generale è stato fatto attorno al Gesù storico, che contributo può portare, insomma, alla riflessione poi teologica, cioè, ma non solo alla riflessione teologica, quanto ancora più semplicemente alla fede dei singoli cristiani. Perché? Perché in realtà io sì, è vero che nasco storico delle religioni, nel senso che ho una laurea in storia delle religioni e nella prima fase della mia, chiamiamola così, carriera accademica, mi sono occupato di storia delle religioni. Però poi dopo io ho studiato filosofia e più che altro mi sono occupato appunto di quella che si chiama filosofia della religione. E quindi il mio interesse partiva da un interesse di tipo, se vogliamo, filosofico, religioso o teologico fondamentale. Poi però, proseguendo nel lavoro, appunto, mettendomi sulle tracce del Nazareno, no? Per cercare appunto di... perché appunto il libro voleva essere nella sua prima parte un riassunto, uno schizzo, no? Del Gesù storico così come emerge dall'odierna ricerca, mentre appunto stavo lavorando a questa parte di quello che doveva essere un volume, diciamo, in due parti, anche confrontandomi spesso e volentieri, tu sai, no? Tu lo frequenti, il gruppo di storia del cristianesimo di Facebook, di cui io sono uno degli amministratori, mi sono reso conto invece passami l'espressione, del relativo analfabetismo che spesso c'è tra i credenti, ma non solo, ma diciamo nel grande pubblico, a riguardo proprio della ricerca del Gesù storico. Cioè, nel senso che questa ricerca che va ormai avanti da diversi secoli, no? È partita all'inizio del Settecento, del XVIII secolo con Reimarus e arriva fino ai nostri giorni, di questo immane lavoro di centinaia di studiosi che hanno dedicato la vita allo stesso. In realtà al grande pubblico è filtrato molto poco, non solo al grande pubblico, ma anche a livello teologico in verità è filtrato molto poco. Tanto tant'è vero che ne parlavo in un'altra diretta, su un altro canale tempo fa, noi sappiamo che, cioè noi per esempio vediamo che nel recente suo volume del Cardinal Ravasi, che il Cardinal Ravasi appunto ha dedicato alla biografia di Gesù, dove
dove appunto l'autore è un libro pregevole per molti versi, dove l'autore illustra, diciamo, il contenuto, se vogliamo, fa una sorta di sintesi, di schizzo del contenuto dei quattro Vangeli canonici e per tracciare, diciamo, un ritratto complessivo, un ritratto biografico complessivo di Gesù, parte proprio dal presupposto, Ravasi, che pure, diciamo, un grande biblista e che quindi di certo non è digiuno della ricerca sul Gesù storico, appunto parte invece dal presupposto che fondamentalmente la ricerca attorno al Gesù storico sia stata per lo più inconcludente, cioè non abbia ottenuto risultati tali da giustificarne, diciamo, l'interesse da parte dei teologi, più in generale dei biblisti e più in generale ancora di coloro che si interessano di cose di fede, quindi anche dei semplici laici. Invece io, appunto, dedicandomi allo studio di queste cose da diversi anni, ero convinto del contrario, cioè, nel senso, come cerco di spiegare nel libro, in realtà questi quasi 3 secoli ormai di ricerca hanno raggiunto quelli che potremmo definire dei punti fermi della ricerca, cioè delle acquisizioni che ormai, per quanto possano esserle appunto le acquisizioni, per quanto possano esserlo le acquisizioni che si hanno nel campo della ricerca storica, diciamo però, considerando questo limite, possono comunque essere considerate grosso modo acquisite. E allo stesso tempo, per quanto appunto si discuta molto tra gli studiosi, il discorso accademico avviene all'interno di determinati limiti, cioè una griglia di ipotesi attorno alle quali si concentra il confronto tra i sostenitori delle stesse all'interno del dibattito accademico. Poi, ovviamente, come in ogni buona famiglia che si rispetti, c'è sempre quella che potremmo chiamare, tra virgolette, la pecora nera che avanza delle ipotesi magari un po' naif che sono al di là di questa griglia, ma diciamo sono casi abbastanza rari. Diciamo il grosso della discussione attorno al Gesù storico avviene all'interno di questa griglia. Quindi nel mio libro cosa cerco di fare? Dopo aver dato un riassunto molto rapido, diciamo, della ricerca del Gesù storico fino ad oggi, soffermandomi, insomma, a volo d'uccello, praticamente, cioè, anzi, non soffermandomi, cioè andando a volo di uccello, percorrendo a volo di uccello tutta questa lunga storia e diciamo facendo dei flash, più che appunto soffermandomi, facendo dei flash le opere dell'opera dei suoi maggiori protagonisti, arrivo appunto fino allo stato attuale della ricerca, con quella che viene detta appunto la terza ricerca sul Gesù storico, e successivamente, questa appunto nella prima parte del volume, per dare appunto, per inquadrare appunto lo status questionis, no, al lettore che sia completamente digiuno della disciplina. Nella seconda parte del libro invece cerco di tracciare, appunto, come tu dicevi, una storia sia diciamo politica tra virgolette che religiosa di quello che attualmente viene detto il giudaismo del secondo tempio, che è quella parte della storia del popolo di Israele che va dal ritorno dall'esilio babilonese e quindi dalla ricostruzione del Tempio di Gerusalemme fino grosso modo al 70 d.C., quindi fino alla distruzione dello stesso tempio. C'è poi chi preferisce far finire questo periodo della storia di Israele al 70 con la distruzione del Tempio, c'è chi invece preferisce farlo finire alla seconda guerra giudaica, quindi qualche decennio dopo, seconda o terza guerra giudaica, perché poi anche su questo gli storici, insomma, sulla designazione di questi eventi, gli storici non sono concordi. Però, diciamo, ecco, grosso modo al primo secolo dopo Cristo, che è proprio il periodo in cui visse Gesù. E quindi per inquadrare la vicenda storica di Gesù all'interno del suo contesto, appunto, sia politico che religioso. Poi nella terza parte, che occupa, più del 50% del volume, invece traccio i tratti essenziali del ritratto di Gesù, così come emerge
nell'attuale ricerca, quindi diciamo in modo più marcato lì dove questi tratti diciamo sono considerati in qualche modo assodati, e in modo un po' più sfumato, confrontando le varie ipotesi, lì dove invece diciamo la discussione è ancora in corso e quindi i tratti stessi tendono per loro natura ad essere più fluida. E quindi cioè, ad introdurre un lettore che sia completamente digiuno della materia alla materia stessa, insomma. Questo era il mio scopo, cioè che appunto si è andando generando in fieri, no? Cioè, mentre componevo il libro, ad un certo punto è cambiato perché, come dicevo, mi sono reso conto appunto che in realtà c'è una profonda ignoranza nel grande pubblico di questi temi, tanto è vero che se basta dare una scorta ai titoli più venduti, no, su Amazon nella categoria Storia del Cristianesimo, no, Vicenda storica di Gesù, trionfano nelle vendite non studi scientifici seri quanto testi sensazionalistici di tipo miticista o dall'altra parte testi di carattere puramente apologetico, però diciamo di quell'apologetica un po' o tanto fondamentalista a cui piace vincere facile, per cui tende a dare per scontate assodati dati che invece nella ricerca quella scientifica assodati e scontati non sono assolutamente. E quindi di fornire al lettore italiano un testo che fosse in qualche modo analogo ad testi che sono disponibili in lingua inglese, ma che appunto fino ad oggi in italiano non lo erano, e appunto spero di aver colmato questa lacuna nel mercato editoriale nostrano, ecco. Allora, peraltro, allora, c'è un dato molto interessante, guardando proprio il libro e facendo come hanno fatto i primi biblisti, quante volte ritorna il Kai su Marco, quante volte Giovanni dice segna al posto di miracoli. Se noi prendiamo il libro di Adriano Virgili e fossimo appunto un biblista del 3400, vedremmo che una buona parte del libro, ed esattamente ci tengo particolarmente perché questo è interessante, da pagina 153 a pagina, io mi sono divertito come un matto a finire di leggerlo oggi, lo dico onestamente, non per fare la sviolinata ad Adriano, ma perché è veramente, Adriano ha una capacità di scrivere e di non essere né troppo semplicista, ma neanche troppo accademico. Fino a pagina 337, quindi sono oltre 150 pagine, nel quale abbiamo una sorta di libro nel libro, perché abbiamo la vita di Gesù che può essere letta in due modi. Può essere letta prendendo esattamente tutte le citazioni, cioè quindi mettendosi la Bibbia da una parte, il Nuovo Testamento da una parte, anzi la Bibbia ancora meglio, Giulia, sono subito da te, dopo questa. Avendo da una parte e quindi leggendosi tutte le citazioni, e se uno volesse fare un lavoro ancora più completo, addirittura le citazioni delle fonti come Flavio Giuseppe, come Filone d'Alessandria, come gli apocrifi del Nuovo e dell'Antico Testamento, facendo un lavoro molto profondo. Oppure l'altra lettura potrebbe essere, per uno che addirittura non conosce niente neanche del Vangelo, si ritrova ad avere questo racconto che non perde nulla, che però può essere addirittura seguito dalla lettura dei testi canonici, ciao Rabin, e rientra di pari passo. Trovo questa sorta di biografia storiografica, la chiamo io così, di Gesù, assolutamente fantastica, perché
c'è tutto in pieno, c'è tutto con le citazioni, come è giustamente tipico di ogni lavoro scientifico, e appunto permette questo doppio tipo di lettura, una lettura più profonda e quindi con tutta la ricerca, una lettura più superficiale. Nessuna delle due comunque è una lettura che rimane inconclusa in sé. Quest'idea appunto di far tracciare la biografia di Gesù scritta da Adriano Virgili, come ti è venuta in mente? Ce l'avevi preso da libri da saggi del mondo anglosassone o tedesco, o ti è venuto in mente? Tanto ti faccio complimenti per l'idea, perché la trovo appunto assolutamente fantastica. Potrebbe addirittura essere un libro a sé stante, per come a mio parere è appassionante e fatto molto bene. Ma più che altro, diciamo, ho seguito appunto quella che era la linea di testi analoghi presenti in lingua inglese, però ovviamente reinterpretandolo a modo mio, quindi concentrandomi su temi e su episodi della vita di Gesù, così come appunto li possiamo ricostruire in sede storica, che però appunto ho selezionato, diciamo, per conto mio, insomma, in base a quelli che io ritengo, in base appunto alle letture che ho fatto, essere gli elementi più importanti e, diciamo, soprattutto i punti acquisiti con maggior saldezza dalla ricerca. Quindi sì, nel senso cerco, nei limiti del possibile, di riproporre, appunto, di seguire un po' quella che è stata l'esperienza terrena di Gesù di Nazareth, che chiamo appunto il Nazareno, avrei potuto chiamarlo Gesù di Nazareth, lo chiamo il Nazareno, perché poi il sottotitolo dice introduzione alla ricerca su Gesù, del Gesù storico, quindi insomma, anzi, introduzione al Gesù storico, poi alla fine l'ho messa, introduzione al Gesù storico, perché appunto comparendo Gesù nel sottotitolo non potevo farlo comparire nel titolo, e quindi ho messo sulle tracce del Nazareno, che però ovviamente non è una scelta casuale, perché l'identificazione di Gesù come il Nazareno lo identifica appunto come quello che era, no? Come dice Maier, no? Un ebreo marginale, molto tra virgolette, però io la prenderei questa espressione, nel senso un ebreo della sua epoca, un ebreo galileo della sua epoca, nato in un centro, cioè cresciuto in un centro, diciamo, rurale della Galilea, talmente insignificante da non essere citato da nessuna fonte antica, né biblica né extrabiblica praticamente, e che però è stato per molti versi un personaggio talmente originale, no? Per quanto perfettamente, questa è una cosa appunto che io tengo a specificare, ci torno spesso nel libro, per quanto perfettamente integrato nel proprio contesto culturale, quindi per quanto espressione piena del proprio contesto culturale, che è appunto il giudaismo del Secondo Tempio, è comunque stato un personaggio così originale e così carismatico per i vari motivi che in parte leggiamo nei Vangeli, per quanto appunto trasfigurati poi dalla lettura teologica che i cristiani hanno fatto della figura di Gesù. Comunque, diciamo che noi possiamo ricostruire attraverso il ritratto che emerge dai Vangeli, appunto, cerco di tracciare questo ritratto complessivo di Gesù, seguendole nei limiti del possibile, diciamo, la biografia, no? E in questo, diciamo, non mi discosto da quello che è l'approccio che oggi va per la maggiore, appunto, in quella che viene detta la terza ricerca sul Gesù storico. Perché a differenza della seconda ricerca, della cosiddetta seconda ricerca, che invece cercava, aveva rinunciato,
diciamo, a ricostruire un ritratto complessivo di Gesù di Nazareth, e quindi si concentrava esclusivamente su alcuni aspetti della sua vicenda storica, che potevano essere le parabole, gli insegnamenti, i miracoli, eccetera, eccetera. Invece, diciamo, la terza ricerca, almeno così come viene condotta da una buona parte dei suoi maggiori rappresentanti, perlomeno da quelli a cui io mi sento più vicino, quindi a cominciare da un Sanders, passando per un Ellison, appunto, che abbiamo citato prima, per un Dan, ma anche in Italia possiamo parlare, per esempio, di Mauro Pesce, che ha dato un enorme contributo a questo tema. Cioè, appunto, quindi una ricerca che non rinuncia a cercare di tratteggiare, appunto, quello che è un profilo, quindi biografico, anche nei limiti del possibile, di questa importantissima figura storica, alla quale ancora oggi milioni, se non miliardi di persone si ispirano, no, per condurre la propria esistenza, insomma. Peraltro adesso giustamente mostro la domanda. La Giulia è una ragazza che è contemporaneamente studente al Dipartimento di Storia. Approfitto perché hai citato Mauro Pesce. La cosa molto bella e molto importante da ricordare a chi studia a Bologna è che se oggi abbiamo un piano didattico veramente vasto che va dallo studio dell'antropologia, pure dell'etnologia, fino a uno studio delle religioni veramente molto raffinato, dove, per esempio, penso al professor Franceschino, al professor D'Onofrio, hanno dottori di ricerca che vanno in India e lavorano sui manoscritti in sanscrito, nonché cristianisti. La domanda, giustamente, di Giulia, le leggi le domande tu per caso? Sì, immagino. Non le vedi tu le Le vedo domande? molto piccole, perché io sono purtroppo sul Allora, telefonino. Giulia studia contemporaneamente da noi a storia, e però è anche rispetto alla diocesi di cui io sono presbitero, è anche una nostra seminarista, quindi si sta muovendo in tutti e due gli ambiti. Approfitto della domanda che ti leggo per ampliarla e poi adesso intanto leggo la domanda. Lei è uno storico del cristianesimo e ha studiato in università teologica e statale. Questo mi dà il destro per far illustrare da te un altro, visto che appunto c'è proprio questo grande problema anche del corso di studi italiano, che spesso anche qualche politico non comprende e chiama a lucciole per lanterne un tipo di corso per un altro, scienze religiose quando è teologia o teologia quando è scienze religiose. Chiedevo a te, a questo punto, anche rispetto alla domanda di Giulia, se ci puoi illustrare, anche il punto degli studi, anche a livello, se ci fosse visto che anche da noi adesso nasce la magistrale a Bologna di scienze religiose, ci potevi illustrare, per quello che tu hai visto e ne hai visto tanto, com'è allo stato attuale dei fatti, la situazione accademica in generale, e soprattutto qual è la differenza, che non, da non dare mai per scontato, tra chi fa uno studio storiografico, come hai fatto tu, e un teologo. Perché anche in questo, ne puoi parlare molto bene, visto che hai fatto un bellissimo compendio di cui parleremo, un libricino che presenta la teologia a chi non l'ha mai vista. Allora, diciamo che io, come formazione accademica, in realtà non ho conseguito titoli di carattere teologico. Nel senso, io mi sono laureato con quelle che erano le vecchie lauree quadriennali, quindi magistrali, prima in storia delle religioni. All'epoca non c'era neanche il corso di laurea in storia, ci si laureava in lettere, con indirizzo storico-religioso. Io mi sono laureato in lettere con indirizzo storico-religioso moderno, con una tesi in una materia che si chiamava Alla Sapienza di Roma, quindi presso quella che viene detta ancora oggi Scuola Romana di Storia delle Religioni, che è
diciamo, è stata la prima scuola italiana di storia delle religioni, fondata negli anni 20 da Raffaele Pettazzoni e poi che poi ha avuto tra i suoi nomi di maggior spicco personaggi del calibro di De Martino, di Brelich, di Sabatucci, di cui sono stato allievo, e poi successivamente. Anche Buonaiuti? No, Buonaiuti era prima, Buonaiuti era storico del cristianesimo, ma fu mandato via quando rifiutò già negli anni 30, no? Quando rifiutò di giurare fedeltà al fascismo, quindi lui perse la cattedra e poi non fu reintegrato, fu l'unico docente che fu epurato durante il fascismo, che dopo la guerra non fu neanche reintegrato. In realtà poi lui morì nel 45, Buonaiuti, quindi può darsi pure che se fosse sopravvissuto poi alla fine sarebbe stato reintegrato. Lì purtroppo, duole dirlo, ci fu probabilmente un'ostruzione da parte delle autorità vaticane che non volevano, insomma, che Buonaiuti fosse reintegrato, nonostante, insomma, il bene che comunque questo studioso, sia a livello di studio che a livello umano, aveva fatto, insomma, al paese e al genere umano in generale, no? Diciamo, poi dopo laureato, io mi sono laureato appunto in religioni dei popoli primitivi, all'epoca c'era il professor Mazzoleni, Gilberto Mazzoleni. Dopodiché, per approfondire all'inizio alcuni temi legati al metodo di ricerca storico, mi sono iscritto alla facoltà di filosofia, però della terza università, dove però durante il mio percorso accademico divenni collaboratore del professor Leonardo Casini, che insegnava filosofia morale, e quindi poi, diciamo, il mio percorso accademico poi prese tutto un altro tipo di indirizzo, cioè mi interessai più che altro poi in realtà di filosofia della religione, sempre comunque, quindi poi dopo, tant'è vero che tutte le mie prime pubblicazioni, diciamo, in linea di massima hanno questo tema, cioè si occupano appunto di questo tema o di filosofia atomistica, perché poi appunto durante i miei studi, anche per influenza del professor Casini, mi sono convertito, tra virgolette, al tomismo, mi sono convertito al cristianesimo. Prima io ero un agnostico anche abbastanza convinto e militante, e mi sono messo a studiare il pensiero di San Tommaso d'Aquino. Ho studiato approfonditamente sia il suo pensiero filosofico che teologico, e quindi poi mi sono dedicato alla filosofia della religione, seguendo appunto un'impostazione di tipo tomistico. Poi ho cominciato a reinteressarmi di tematiche storico-religiose, propriamente storico-religiose, quando appunto dopo la conversione mi sono iscritto a, perché mi sono iscritto alla, dopo appunto questi primi due percorsi di laurea, mi sono iscritto a un terzo percorso che era appunto quello di scienze religiose all'Università Lateranense, però poi per impegni familiari, perché poi col lavoro e la famiglia, perché nel frattempo me l'ho sposato, non sono riuscito poi a portare a termine, anche perché le facoltà teologiche cattoliche hanno una sgradevole caratteristica, quella di richiedere agli studenti, per poter sostenere gli esami, la frequenza ai corsi. Cioè io ci ho preso praticamente due lauree nelle università statali, quindi ho dato 32-33 esami poi alla fin fine, però di quelli vecchi, di quelli che si davano ai miei tempi, cioè quindi gli esamoni da 10-15 libri a esame, senza praticamente seguire mai un corso universitario, e insomma sono riuscito a laurearmi con buoni risultati, insomma. E invece purtroppo le facoltà teologiche hanno questa cosa che se tu non segui i corsi non puoi dare gli esami, per cui poi alla fine io, non trovandomi impossibilitato per ragioni soprattutto di lavoro ma anche familiari
a seguire i corsi, non li ho potuti, non ho potuto poi conseguire il titolo, che comunque avrei conseguito per uno mia, per una mia, per un mio, per un piacere personale, perché poi io professionalmente all'epoca facevo tutt'altro. Però ecco, con questo, in questa occasione ho cominciato a interessarmi appunto di esegesi biblica, sono tornato ad interessarmi di storia del cristianesimo, che appunto nel mio primo percorso accademico avevo studiato anche in maniera piuttosto approfondita, perché avendo dato appunto, essendomi laureato con l'indirizzo storico-religioso, avevo già dato diversi esami di storia del cristianesimo antico, storia del cristianesimo moderno, storia del cristianesimo medievale, insomma, cioè, avevo dato diverse annualità di storia del cristianesimo, e ad interessarmi soprattutto, visto appunto il mio interesse filosofico-religioso, a temi legati alla teologia fondamentale, se vogliamo, quella che più banalmente viene detta apologetica cristiana, nei quali appunto rientrano a pieno titolo anche i temi di apologetica fondati appunto sulla storia. E poi appunto cominciandomi, tanto è vero che dicevo che all'inizio io questo libro non avevo propriamente intenzione di scrivere, diciamo, una sorta di manuale introduttivo, quello che poi è diventato, cioè una sorta di manuale introduttivo alla ricerca del Gesù storico, però in un'ottica esclusivamente e rigidamente storica, senza fare mai concedermi alcun tipo di riflessione di tipo teologico, teologico fondamentale o filosofico-religioso. Questo perché appunto l'ho spiegato all'inizio, durante appunto la stesura del libro mi sono reso conto che in realtà ciò di cui principalmente c'era bisogno era un testo agile e accessibile a tutti, che illustrasse al grande pubblico, però diciamo in maniera non all'acqua di rose, ma con un minimo di approfondimento, quelli che sono appunto qual è lo stato attuale della ricerca sul Gesù storico. E quindi diciamo, tornando a bomba, quali sono le differenze tra l'approccio delle università statali e l'approccio che si ha nell'ISSR, no? Gli istituti teologici? E beh, ovviamente è che spesso, almeno per quello che riguarda la mia esperienza personale, non dovunque però, non dovunque. Perché, per esempio, anche Gilberto lo conosce, c'è il professor Adinolfi, che insegna in un SSR, ed è uno storico puro, no? Sì, anche Uno se storico puro. sì, appunto, cioè, Ferdinando è un po' un caso a parte, perché allora Ferdinando, giusto per citarlo, è un nostro allievo di Bologna, che anche lui è un allievo di Mauro Federico, Federico. Pesce. Federico, scusami, Federico è un nostro allievo di Bologna, a sua volta compagno di studi del mio professore di Tripaldi, con cui ho fatto Nuovo Testamento, cui probabilmente farò letteratura cristiana antica. E quindi sono studenti che arrivano dalla nostra formazione storiografica, come hai detto. E il problema, appunto, l'hai evidenziato molto bene. Io ho fatto finché non ho scoperto, anche nella mia persona, nella mia questione, nella mia formazione personale, finché non sono giunto all'università e ho visto lo studio storiografico dei testi biblici, non mi sono reso conto che quello faceva per me, perché lo studio di tipo teologico lo vedevo abbastanza distante, un po' asettico, un po' di accettazione di un dato che non andava poi perlustrato se non fino a un certo punto. Anche io, per la prima volta, come è capitato con te, ho sentito parlare della ricerca storica su Gesù proprio dal corso di teologia fondamentale. Cosa capita? Il problema che io ho evidenziato. No, io la conoscevo da prima, però non me ne ero Ah, ok. interessato più di tanto, perché io mi ero interessato di religioni dei popoli primitivi.
Certo, Cioè io quindi l'avevo lingua. studiata, io avendo studiato la Sapienza, quando avevo fatto storia del cristianesimo, ovviamente tangenzialmente mi ero occupato anche del Gesù storico, perché nel corso c'era, no? All'epoca. Però diciamo non me ne ero mai interessato direttamente, io mi ero interessato appunto il mio interesse era per le religioni dei popoli così, senza scrittura, no? Quindi dei popoli come si dice oggi di interesse etnografico, no? O antropologico, culturale. Quindi io ho dato una marea di esami di etnologia, di etnografia e Sì, di antropologia culturale, immagino che abbia antropologia portato religiosa. anche il grande testo di Durkheim sulle religioni australiane, che praticamente ormai rimane Sì, ancora. quello non te lo fanno studiare mai, ma io lo lessi perché a Ah, me ok. all'esame di antropologia culturale, e io sono sempre stato un tipo abbastanza sistematico. Adesso per parlare un po' di me, che è il mio argomento preferito. No, ma scherzando. Eh beh, oggi comunque ti tocca perché fondamentalmente stiamo studiando la produzione del professor Virgili, per cui. Allora, diciamo che io quando studiai, allora, all'epoca si usa ancora, perché ancora c'è adesso, non so a che edizione è arrivato, detti l'esame di antropologia culturale con la professoressa Comba, era all'epoca, alla Sapienza, e invece etnologia l'ho detti col professor Lombardi Satriani. Professor Lombardiere, che è uno abbastanza famoso, insomma. E all'epoca, ovviamente, ti davano per la pace, c'era la parte manualistica e la parte monografica. No, la parte manualistica aveva. Ti posso assicurare che io ho dato 2 anni fa l'antropologia culturale, 2 manuali e 2 saggi, quindi è rimasto esattamente E così. c'era nella parte manualistica c'era il Marvin Harris, all'epoca si usava per la parte teorica, e per la parte storica c'era il Fabietti. Allora io Sì, cosa ho fatto? Quando mi anche sono io l'ho quando ho fatto, studiato eh. il sì, Anche perché adesso io ho c'è portato il io la mia Fabietti. era la prima o seconda edizione, adesso sarà arrivato. Io ho Il studiato Fabietti sulla è Comba, venuto a poi mancare ormai è da poco, morto. però è da poco sì, però aveva fatto in tempo a pubblicare, diciamo, l'ultima edizione, che non so neanche qual è, del La terza. manuale, la terza, perché io forse Perché? io la prima ho usato addirittura, Sì, quando perché io parlo di 20 anni fa. dopo la terza lui è morto. La Zanichelli ha fatto un po' un classico giochino che fa anche con i manuali delle superiori. Continua a pubblicare edizioni, solo che in realtà ovviamente gli fa fare gli articoli ai suoi allievi. Sì, le fa curare a qualcun altro. Sì, beh, per No, forza, a io meno che non fanno la sinceramente. seduta spiritica. Vabbè, ma del resto è un manuale fatto molto bene che andava Sì. aggiornato. Però cosa ho fatto? Io ho preso la bibliografia che c'era dietro. Sono andato in libreria. Tutti i libri che sono riuscito a rimediare della bibliografia del Fabietti in libreria me li sono comprati. Quelli che non ho trovato me ne sono andato in Biblioteca Nazionale, che a Roma abbiamo la Biblioteca Nazionale, e me li sono studiati lì. Quindi mi sono praticamente letto, mentre preparavo, mentre mi studiavo, mi sono letto quasi, non tutta, ma quasi tutta la bibliografia del Fabietti, nelle lingue perlomeno che io conosco e potevo leggere, che sono l'italiano, il francese, lo spagnolo, che anche se spagnolo non c'era niente, l'inglese soprattutto, perché ovviamente Peraltro l'antropologia culturale è una disciplina. do una notizia a tutti, chi seguirà il canale in generale. Adesso sto facendo io personalmente il lavoro di capitolo per capitolo il manuale di antropologia culturale. Dopo il manuale di antropologia culturale, perché è abbastanza impegnativo appunto preparare un video per ogni capitolo, preparerò tutta una playlist. Capitolo per capitolo, proprio utilizzando il Fabietti, perché è il nostro manuale di riferimento e rimane come playlist per tutti. Tra l'altro, il Fabietti ha una meravigliosa antologia a supporto che è assolutamente impagabile, con addirittura delle traduzioni diverse traduzioni che non esistono da nessun'altra parte perché le ha fatte lui. Quindi non so se c'era già nella prima edizione, però nella terza e nella quarta No, c'era. non c'era solamente la parte manualistica. E Mentre poi Fabietti l'ultima. fece Alle origini dell'antropologia, che era un'antologia,
di brani tratti dai padri dell'antropologia culturale che fu pubblicata per Bollati Boringhieri, dove c'erano Tyler, c'erano Fraser, c'erano, E allora diciamo, lui ha unito Morgan, le due tutti i padri. cose. Sì, secondo me ha unito le due cose. E insomma, quindi diciamo, quindi ho letto Durkheim per questo motivo. Ho letto anche le regole del metodo sociologico, Durkheim, ho letto sia anche le regole del metodo sociologico e anche il suo saggio sul suicidio, che Durkheim Sì, scrisse anche un famoso saggio sul studio. suicidio. Sì, Saggio sul poi suicidio e è... lesse appunto le forme elementari della vita religiosa, che è appunto che lui dà un'interpretazione, così come Du Maurier, che era stato suo allievo. Hubert Moss ha letto il saggio Suo generale sulla nipote. magia. Poi, tant'è Sì. vero che li trovi citati. Io non so se l'hai preso tra i miei libri. Il primo libro che pubblicai è Per una definizione della religione, quello con la copertina blu, dove tutti Su questi Amazon non l'ho scritti sono visto. ampiamente. Su Cioè, Amazon non l'ho trovato. per una definizione della religione, fu la prima cosa che pubblicai. Lo pubblicai nel 99, mi ero appena laureato, mi dedicai a questa cosa perché appunto volevo sciogliere l'enigma della definizione della religione e appunto elaborai una definizione della religione che secondo me è ancora valida, ma che ovviamente nessuno ha mai preso in seria considerazione, per quanto poi io il libro l'ho ripubblicato e adesso è ancora in commercio, diciamo, in una terza edizione, ma che fondamentalmente riproduce al netto di qualche piccola, piccola, piccola correzione nel testo, diciamo, riproduce quella che era la prima edizione. Io non vorrei incensarti troppo, ma io ho la netta impressione che tu addirittura hai preceduto i due testi che poi oggi si usano ai corsi di storia delle religioni, che sono il testo dello Jensen, che cos'è la religione, e il testo del Filorum, che si chiama a sua volta Che cos'è la religione. Quindi ho la netta impressione che li hai preceduti, dovrei controllare, ma potresti essere addirittura No, stato in in anticipo. realtà la cosa che mi ha fatto piacere è che c'è un importante studioso americano che si chiama Protero, che ha scritto un libro qualche anno fa che si intitola God is not one, non mai tradotto in italiano, in cui diciamo, va un po' controcorrente, no? Cioè, tutti tendono oggi a un po' evidenziare quelle che sono le similitudini tra le religioni, invece lui ha scritto un libro per evidenziare quelle che sono le differenze tra Certo. le religioni. E appunto la chiave l'ha intitolato provocatoriamente God is not one, e all'inizio del libro dà una definizione della religione che incredibilmente è molto simile a quella che io davo nel mio saggio. Quindi questa cosa mi ha rincuorato ed uno dei motivi per cui poi che mi hanno spinto poi a fare la terza edizione. Però a prescindere da tutto questo, direi di tornare al Gesù storico. Perché se No, no, se ci mettiamo a parlare No, del più e del meno, infatti, io vado avanti come un no. treno, ma penso che i nostri ascoltatori. Lo so bene. Allora, tornando al punto, al testo, all'ultimo testo che hai prodotto, se sta cercando di non andare, non di lasciare un po' di non spoilerare, come si dice al cinema, Vabbè, se ci tanto è vuole. storia, non è che non è un Sì, romanzo, no. quindi si può. Però giusto di lasciare la sensazione di desiderio di correre e Ah, beh, andarsi certo. a... Allora, mi dimenticavo, in info box trovate già il link, quindi adesso se non lo trovate in questa info box, perché è capitato nell'altra live programmata, quella che doveva essere questa, lo scriverò, quindi troverete il link. Quindi scuse per non prenderlo, non ne avete, cioè Poi diventa ieri è per uscita forza. pure la recensione sull'Osservatore Romano, quindi Sì, è infatti stato il punto massimo fino ad l'ho oggi della mia carriera d'autore. mandata. Se pensi che l'ultima recensione dell'Osservatore Romano su un libro italiano era stato sul Melloni, probabilmente scritta da Ratzinger, gli atti dei concili ecumenici e generali per stroncarlo, Sì. ti è andata meglio.
andato decisamente molto Vabbè, bene. quella, in realtà la mia recensione l'ha scritta un padre marinista, che è padre Andrea Volonnino, che è comunque un esperto soprattutto di archeologia cristiana, di archeologia biblica e archeologia cristiana, e quindi di origini cristiane. Lui conosco personalmente, lui mi dice: io non mi interesso di quello che va dopo il secondo secolo. Dice: già per me Ireneo di Lione è già un ultramoderno, no? Quindi... Quindi lui, diciamo che non è una persona che non conosce questi temi e che ha letto il libro, l'ha apprezzato, tant'è vero che gli hanno commissionato, non so se l'ha proposta lui o se gliel'hanno commissionata, questo non lo so, dall'Osservatore Romano, che ovviamente per chi scrive un libro e essere recensito, insomma, dal quotidiano ufficiale della Santa Sede, non è... Soprattutto un libro di questo genere, che si tratta del Gesù storico. E che fa, che critica velatamente, anche se adesso lo diciamo, tanto siamo io e te, No, e altri, diciamo anche. altre 6 persone e forse tutti quelli che ascolteranno. E diciamo che critica anche la posizione che un po' esprime Ratzinger all'inizio del suo Gesù di Nazareth, no? Nella prefazione, lo stesso Ratzinger, che ha scritto un libro di teologia molto godibile, molto bello, che io ho apprezzato molto, ma che è un libro di teologia, non di storia, come molti invece cercano di spacciarlo, molti. E questo è uno dei motivi per cui io ho scritto anche questo libro. Perché appunto molti presentano questo volume di Ratzinger, che per carità, quest'opera di Ratzinger, poi sono 3 volumi, che è molto bella, molto piacevole, molto utile e molto edificante, ma che è un testo di teologia e che appunto parte dal presupposto che fondamentalmente, come per il Cardinal Ravasi di cui ho parlato prima, la ricerca intorno al Gesù storico è un qualcosa di fondamentalmente inconclusivo e inconcludente, per cui l'unico Gesù di cui lo studioso oggi si può interessare, è il Gesù dei Vangeli, cioè il Gesù della fede così come emerge dal dettato evangelico. Io in questo mio libro invece cerco di dimostrare l'esatto, se vogliamo, l'esatto contrario, che invece la ricerca, l'attuale ricerca attorno al Gesù storico ha conseguito dei risultati molto interessanti, che sono interessantissimi per lo storico, quindi da un punto di vista storico, ma che poi possono essere, dovrebbero esserlo, interessanti, estremamente interessanti anche per il teologo, soprattutto, diciamo, per una materia che ancora oggi, diciamo, non esiste e comunque è pochissimo praticata, che è la cristologia fondamentale, cioè, quindi, diciamo, quella branca della riflessione cristologica che dovrebbe occuparsi del Gesù terreno, che a tutt'oggi non esiste. Io parlo di Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino, quando parla del quando fa la quando sviluppa la sua cristologia, si occupa esclusivamente del Gesù glorioso, perché per lui il Gesù terreno è un riflesso del Gesù glorioso. Invece, siccome il cristianesimo è, adesso qui faccio un discorso teologico, ma il cristianesimo è la religione dell'incarnazione di Dio, occuparsi del Gesù, del Dio incarnato, quindi del Gesù terreno, dovrebbe essere un aspetto fondamentale, e quindi anche interessarsi di cosa ci dice la ricerca storica su quello che oggettivamente, in quanto Dio incarnato, è un uomo storicamente vissuto, quindi quanto ci dice la ricerca storica di quest'uomo, dell'uomo Gesù, che poi per l'uomo di fede, per le persone di fede come noi, è anche Dio incarnato, ma appunto l'uomo di fede dovrebbe anche interessarsene, e quindi ci dovrebbe essere perlomeno una parte della riflessione cristologica dedicata, che dedicata appunto a fare i conti, almeno in parte, no, poi non, che ovviamente non potrebbe esaurirsi in questo, ma che perlomeno, almeno in parte, dovrebbe occuparsi di quelli che sono i conseguimenti di una disciplina scientifica come la ricerca storica attorno appunto alla figura storica di Gesù, che non sono pochi, appunto. Io contesto proprio questa cosa: non sono pochi, ci sono dei punti
importanti che oggi, grosso modo, sono condivisi da quasi tutti gli storici. Poi, come dicevo prima, c'è sempre la pecora nera che magari anche per distinguersi dagli altri deve andare controcorrente e uscire dal coro. Però, diciamo, e poi ovviamente ci sono molti, molti interrogativi, tantissimi interrogativi, stimolanti, interessantissimi, discussioni molto, molto, molto stimolanti che io spero. Di aver di cui io spero di aver dato un'immagine abbastanza concreta e viva all'interno delle pagine del mio libro, che però ovviamente non si esauriscono in quello che io dico nel libro, che è appunto solo un'introduzione, e quindi insomma anche i teologi dovrebbero occuparsene, cosa di cui invece fino a... c'è qualcuno che Peraltro, timidamente comincia a farlo. Ma mi sì. questo anche perché, tornando al discorso di prima, nelle facoltà teologiche il Gesù storico, appunto, tranne i casi rari, come appunto Federico Adinolfi, che se ne occupa da storico e quindi fa corsi di storia delle religioni, però da storico, non da fenomenologo, neanche da fenomenologo, proprio da storico. Al di là appunto di queste rare eccezioni, all'interno, perlomeno per come la conosco io, all'interno delle facoltà teologiche, degli istituti di scienze, di scienze superiori, di scienze Religiose. religiose, non se ne occupano. Si occupano di esegesi biblica, di storia della Chiesa, però secondo appunto i canoni classici della storia della Chiesa. Dove fondamentalmente il cristianesimo apostolico è quello che dice, dicono i Vangeli, è quello che dice, è quello che troviamo scritto negli Atti degli Apostoli, quindi senza un vero e proprio approfondimento storico su quel tema, e quindi diciamo è una materia che ovviamente poi se il teologo non se ne interessa, diciamo in fondo non è neanche colpa sua, lì dove c'è un papa che gli dice che la ricerca storica non su Gesù è inconcludente, c'ha un cardinale, diciamo il decano dei biblisti cattolici, che gli dice che appunto la ricerca intorno al Gesù storico è inconcludente, da qui nasce appunto l'entusiasmo di cui sono molto, 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 molto lusingato, che per esempio il professor Boccaccini, che è uno dei massimi luminari a livello mondiale della ricerca sul Gesù, sul giudaismo del secondo tempio e il Gesù storico, insomma l'entusiasmo con cui lui non solo ha scritto la prefazione del libro, ma con cui lui ha accolto la pubblicazione di questo libro, augurandosi appunto che goda di una notevole diffusione all'interno del mondo non solo cattolico, ma nel mondo cristiano in generale italiano. Non strano, perché diciamo, ecco, in lingua inglese ci sono dei testi analoghi. Ci sono dei testi analoghi anche molto buoni. Io ne cito due proprio nella nota introduttiva, che sono quello di Alan Bond, no? The Historical Jesus, A Guide for Perplexed, e quello di Bassen e Hagerland, Jesus the Apocalyptic Prophets, no? Che è uscito proprio l'anno scorso. Che sono molto buoni, ai quali io mi sono profondamente ispirato. Diciamo, ci sono delle parti in cui chi abbia letto quei libri se ne rende conto che praticamente riprendo le argomenti, anche perché poi lo dico, cioè, non è che lo dico proprio esplicitamente, questa cosa la ripiglio da Bond, questa cosa la ripiglio da Hagerland e Vassen. Quindi, insomma, sono due testi molto buoni. Io volevo creare una cosa analoga che un po' fosse una via di mezzo tra i due in italiano, spero di esserci riuscito. A quanto pare si direbbe di sì, perché appunto finora coloro che le hanno letto mi hanno dato almeno fino ad ora dei riscontri molto positivi. Speriamo insomma che il volume abbia una buona diffusione, e per le mie tasche, ma soprattutto, così ci pago qualche bolletta, però soprattutto perché di questo tema nel mondo cristiano italiano, di lingua italiana, se ne comincia a parlare nel modo giusto, senza quella chiusura mentale che in tutti gli ambiti del cristianesimo nostrano fino a oggi c'è su questo tema, che nel mondo cattolico, nel mondo evangelico, cioè non c'è molta apertura verso questo tema, perché sembra che gli vai a rompere un po' il parlare del Gesù storico e dire che il Gesù storico non è che il Gesù della storia non è il Gesù dei Vangeli, che c'è comunque una differenza tra i due.
che la ricerca sul Gesù storico cerca di approssimarsi al Gesù della storia a partire dal Gesù dei Vangeli, e che in questo suo lavoro di approssimazione scopre che tra queste due figure, per quanto non ci sia un'aderenza perfetta, comunque non c'è nemmeno uno iato, e quindi è possibile individuare una qualche continuità, il che dà anche fondamento storico, riprendendo il discorso apologetico, no? Dà anche fondamento storico alla fede cristiana, e invece si lascia appunto spesso campo libero ai dilettanti allo sbaraglio, che te scrivono i miticisti di varia estrazione, che scrivono cose assurde e sono in vetta alle classifiche. Perché sono in vetta alle classifiche? Perché il pubblico italiano non è interessato, ha quasi paura di avvicinarsi a questi temi, il pubblico, diciamo, cristiano, e quindi il campo libero viene lasciato a questa gente che scrive assurdità, che non godono di alcuna dignità scientifica. Perché il miticismo, io parlo dei miticisti, in Italia ne abbiamo dei campioni di miticismo e di dilettantismo assoluti, che sono una cosa pietosa, però che vendono, vanno in giro, fanno conferenze, hanno un loro seguito quasi fanatico nei loro circoli, eccetera, eccetera. Si lascia campo libero a questa gente, e quindi poi il lettore, ovviamente, che non ha studi storici o esegetici alle spalle, no? Magari si legge questa roba e pensa che questa roba abbia una qualche dignità scientifica. Invece io nel mio libro cerco indirettamente, perché poi non mi metto a parlare dei miticisti, ne ho parlato in un altro libro, ma in questo non ne parlo. E lo farò in un libro che adesso uscirà ad ottobre, mi occuperò proprio del miticismo, perché me l'hanno chiesto. Quindi lo dovrò fare, perché mi hanno invitato a proposito a fare un corso. Poi non so se questa proposta si concretizzerà, però mi hanno invitato a fare un corso in un istituto di formazione teologica proprio sull'esistenza storica di Gesù. Quindi ne approfitterò per buttare giù un breve testo proprio di critica alle tesi miticiste, in cui appunto spiegherò perché non sono scientifiche e perché oggi nessuno studioso serio dubita della reale esistenza storica, non solo della reale esistenza storica di Gesù, ma anche della fondamentale attendibilità dei tratti essenziali che della stessa emergono dai Vangeli, insomma, e sarà la mia prossima pubblicazione, ovviamente un libricino molto più agile di questo. Con un obiettivo specifico molto più limitato, ecco. Ah, sì, peraltro sono pienamente concorde con te, ma anche non solo da persona che fa lo studente di questo tipo di materie, ma lo dico molto, in maniera molto, molto umile da parroco di una micro parrocchia, micro comunità di pochissime anime, che si ritrova a dover fare l'omelia perché è il mio ministero. E a mio parere, non c'è da avere alcuna paura, di verificare una cosa molto molto semplice, che è anche un dato di fede, cioè questi erano esattamente persone come noi, e quindi il dato anche spirituale è: loro hanno costruito la storia essendo esattamente come noi, quindi incavolandosi, quindi rompendo i rapporti o riallacciandoli. E questa umanità, secondo me, è proprio il bello che emerge anche dal punto di vista spirituale nello studio storiografico del Nuovo Testamento. E avere paura di questo, secondo me, è voler per forza continuare a vedere un Gesù assolutamente trasfigurato, che non ha nulla a che fare con la realtà. Ma se un Gesù non ha nulla a che fare con la realtà, allora potremmo prendere qualsiasi tipo, anche le spiritualità indiane che conosco per aver fatto sanscrito, e sarebbe la stessa identica cosa. Allora che cosa c'è di differenza? Invece questa umanità rende, secondo me, e appunto questa umanità che viene evidenziata dal tema, viene evidenziata anche da tutti gli studiosi che tu hai cercato di fare una sintesi, riuscendoci anche particolarmente bene. Questa umanità è il bello
di Gesù stesso, è il bello degli apostoli, è il bello dei primi leader delle comunità cristiane. Sapere che ce n'erano a miriade completamente diverse, che leggevano testi diversi, a mio parere dovrebbe ancora di più affascinare e ancora di più le persone che lo desiderano avvicinare, come è capitato poi con te come persona anche al cristianesimo come scelta di una spiritualità di vita. Ovviamente con tutto rispetto per qualsiasi tipo di spiritualità viene scelta. Io lo sapevo che quando una persona mi dice io parlo a braccio, si riesce a portare avanti degli incontri anche belli lunghi. Siamo stati oltre l'ora abbondante. Io ti ringrazio tanto, tu non ci lascerai perché i libri che dovremo presentare con te saranno diversi. Adesso starà a vedere il prossimo quale sarà, se probabilmente quello sulla resurrezione. Avevamo fatto una scelta, giustamente, vi hanno detto partiamo da quello su Gesù storico. E poi ad ottobre, ovviamente, se esce questo libro sul miticismo, sarà poi interessante farne quattro chiacchiere. Io ti ringraziarti a dir poco perché ci hai dato molto di te come persona e molto di te anche come lavoro intellettuale. E riuscire a dare tutte e due le cose non è sempre di tutti. Quindi, secondo me, io a nome del mio canale ti ringrazio, delle persone che ti hanno già ringraziato perché c'erano già messaggi di ringraziamento nella chat. Ti ringrazio e appena se ne intravede l'occasione per passare al prossimo testo. Vedrai che ti costringerò a farli tutti e quattro perché vale la pena di conoscerli, anche perché appunto quello che tu pensavi fosse una serie di appunti sta diventando materiale per la formazione. È sempre il solito problema. Ciò che esce Ah, tu dall'autore non dici può essere. lineamenti di teologia? Sì, ma quello che esce dall'autore Sì, non quello è più. mi hanno informato, te lo dicevo, mi hanno informato. Quello io in realtà sono degli appunti che scrissi dopo che mi sono convertito Grazie mille. al cristianesimo. Io ovviamente sono cattolico romano e mi sono convertito ovviamente essendo un tomista non potrebbe essere altrimenti però appunto mi scrissi quella roba per me, cioè era mi sono fatto un bignami da solo della teologia cattolica e poi l'avevo pubblicato all'inizio parzialmente su un sito internet. Poi mi dissero, dice, no, ma pubblicalo che può essere utile, che è carino, eh? E proprio qualche giorno fa mi Lo hanno, per dico, esempio. scusami, lo dico per i nostri seminaristi, quelli nuovi, io farò una prelezione di introduzione utilizzando il libro di Adriano, quindi Giulia e gli altri, drizzate le antenne perché quello è un libricino fatto bene, poi ne parleremo. Scusami se ti ho interrotto. Sì, no, mi hanno detto appunto che verrà utilizzato anche bizzarramente anche in una facoltà teologica pontificia che verrà utilizzato come testo per il corso di introduzione alla teologia, di propedeutica teologica nella Pontificia Università Regina Apostolorum. Quindi insomma, alla fine non vedo che viene apprezzato. Quella l'avevo scritto per me. È Sì, vero che poi in fondo tutti i libri uno li scrive per sé, cioè per chiarirsi le idee, no? Io in genere quando comincio a scrivere un libro è prima di tutto per chiarire le idee, forse è proprio per questo che riesco a scriverli in modo come mi dicono chiaro, perché io cerco di chiarire le idee a me e quindi per cui ci rifletto finché non mi sono chiare e le metto per iscritto quando mi sono chiare, o certo, ma è perlomeno un ottimo metodo. hanno raggiunto un minimo di chiarezza, ecco. Sì. Peraltro vogliamo lasciarci con una notizia, te la confermo prima io di te, non so quando arriverà il momento, però ti hanno già chiesto di questo libro di cui parlavamo stasera, ti hanno già chiesto l'edizione inglese, che non è poco. Sì, me l'hanno chiesta. Io sinceramente sono un po' titubante perché ho detto in inglese ce ne sono di testi Ma disponibili. Mi hanno chiesto in realtà forse non ci. una traduzione spagnola. Mi hanno chiesto Addirittura. quella. Sì, Ah, ma sai, anche c'ho forse. anche un
C'ho anche un'amica suora domenicana che studia il Biblicum, che mi proponeva la possibilità di tradurlo, lei ungherese, di tradurlo in ungherese. Però vedremo, perché lei era più, dice, però in ungherese non ha molto senso, se lo fai in inglese, tanto gli studenti ungheresi l'inglese lo parlano, quindi se la fai in inglese prendi anche Io ho loro. la netta impressione che non, involontariamente tu abbia fatto un prodotto che è pressoché unico anche rispetto al mercato anglosassone, cioè dove magari proprio il prodotto come l'hai pensato tu magari non c'è, perché poi noi siamo italiani quindi abbiamo questo modo di pensare diverso. Ma ci penseremo, dai, se me lo chiedono la faccio, poi la traduzione inglese volendo la posso fare anche io da solo, poi me la faccio riguardare da un anglofono che mi Sarebbe corregge i comunque vari molto bello, parolifici. cioè, sarebbe molto bello perché in realtà in effetti, cioè. Ma per il momento ho tradotto in inglese è uscito solo un mio libro, che è appunto Tommaso d'Aquino spiegato a mio cugino, che è Sì, uscito in ho visto traduzione inglese, che è solo su Kindle, Thomas sì. Aquinas Explained to My Best Friend. Quella, la Sì. traduzione l'ho fatta in parte io, in parte l'ha fatta Giovanni Carmine Costabile, che è un traduttore professionista, che me l'ha, io l'avevo iniziata, lui me l'ha completata e poi è stata rivista da un frate domenicano inglese, che ovviamente è esperto di inglese, di Tommaso, che me l'ha ricontrollata, e però non dice, non ha trovato grossi svarioni, quindi poi l'ho pubblicata. Di quello dovrei, sto aspettando che esca qualche recensione in inglese, perché in italiano è Ottimo, ottimo. andato molto bene, quello lì No, ma si legge il libro e io sono abbastanza convinto che uscirà fuori dal territorio italiano. Ne sono abbastanza convinto. Va bene, poi ne parleremo in separata sede, Giulia, poi ne parlerò anche con Adriano. Possiamo concludere così. Penso che sia stato un bel incontro, che poi mi faranno vedere anche le persone che sono state presenti. Ringrazio ovviamente le 7-5 persone che sono state variabili. Va bene, perché in genere io vado con numeri molto piccoli, ma purtroppo sono molto più piccoli di questi, quindi è già una conquista. Noi portiamo avanti per il ma resto. tanto Sì. l'importante di questi video è che poi rimangono, quindi chi vuole vederselo Certo, se lo vede, insomma. certo. Poi è una Peraltro. chiacchierata tra amici, penso che non sia sgradevole, insomma, per quanto, insomma. Assolutamente. Chi segue il canale troverà piano piano appunto il seguito appunto dell'attività ordinaria del canale, quindi appunto il percorso di antropologia culturale e appunto come dicevamo prima ed è entrato anche nella discussione tutto invece il percorso di storia dell'antropologia tratto appunto dal manuale del Fabietti. Io colgo l'occasione per ringraziare, salutare e ci rivedremo quanto prima con Io il team. mi scuso per i problemi tecnici che ci sono stati, dipendenti, credo, dal mio Capitano. computer, che non ne voleva sapere di connettersi e di accendere la videocamera. Tant'è vero che mi sono dovuto connettere col telefono, quindi è stata un Sì. po', abbiamo dovuto un po' approssimarla. Purtroppo l'avevamo progettata molto meglio e purtroppo c'è un computer, una macchina che è un po' vecchiotta e oggi ha deciso di fare i capricci, non ne voleva sapere di accendere la videocamera. D'accordo, va bene, io ti ringrazio, ti auguro a tutti buona serata e ci risentiamo quanto prima. Salve a tutti, ciao, Arrivederci. grazie Adriano.